Buongiorno coccodrilli, oggi faccio un po' il fashion block. Guardate la mia colazione questa mattina. E niente raga, me la sono magnata. C'avevo fame, che vi devo dire? Io la mattina quando mi sveglio mi piglia la fame. E poi mi piglia anche un'altra cosa tipo Fa! Niente. Fa! Qua ancora in Emilia Romagna non funziona il fa, ma quanto da gusto fa da sopra, provateci, è bello fa. Poi quando uno c'ha la faccia tosta è veramente brutto, sono dei comportamenti che io non tollero, e quindi no, ve lo volevo dire anche perché cioè uno non si può comportare così. Guardate come si è messo tutto storto. Ieri non c'è stato verso, cioè non mi è entrato lui non mi è entrato, ma non perché mi sono ingrassicchiato un po' e lui ha scelto di non riusciva a tirarlo su. Guardate quanto c'è, veramente fai schifo tu, no io, cioè è lui che fa schifo, cioè io ci ho provato a mettere i calzoni, niente, mi tirava da tutte le parti. Vergognati sulla violenza, ma bastardo, guarda sto stronzo. Toh, adesso stai dentro e zitto, muto. Via, forza. Bastardo. No, vabbè. Sta pieno. Oh, dormiamo Gesù, via. Vediamo quanti coccodrilli arrivano. Per ora uno. Te lo sta pieno doppio oggi. Sta proprio pieno. Swipe, il telo dell'estate. Eccolo, guarda. Non va via nemmeno col vento, è spettacolare, ragazzi. Oh no! Ma non state qui? Vattene! Dite che agite via, vattene! Arrestate qui, andate! Eccomi, sono ritornato al mare, eh. Ogni tanto torno a casa da nonno, ma poi ritorno qua perché questo è il potere del fa che teletrasporto ovunque, quindi però utilizzatelo con parsimonia. Oh, ma restate qui, fammi te fa un pennello, un sacco di coglioni, fammi te fa un pennello, ma vaffanculo, vuoi vita, vattene. Mi state chiedendo che magia c'è nell'Abarth. Andate a vedere su Parisi Dakar che hanno postato una foto dove spiegano tutto quanto quello che c'è dentro la mia Abarth Parisi Dakar. Volete rivivere un europeo insieme a me, nonno Faustino? Fate swipe, ho selezionato tutti i migliori momenti con tutti i gol dell'Italia. Un video pazzesco, ragazzi. Fate swipe su YouTube, tirate sul ditino, vi mettete giù, se quando fate la cacca oppure a fine giornata, è un po' lunghino ma è veramente forte. Sono tutte le live reaction mie e di nonno, tutti i suoi errori, tutto, c'è tutto, quindi fate swipe e godetevelo. Un miliardo di volte, non è che ogni volta manca sempre quella. Per me salata senza quella così. Dai, fammi quella. Dio. Faccela senza quella, dai, che ti avevo detto che senza i fosforini. Dio, infestata maledetta. Le noci sulla pizza. Le noci sulla Mico che sta sparagendo della alla fine. Vabbè, comunque le senza noci. Per forza non le ho, ok. Ecco perché, cioè, non è che. Allora io. Aspetta, perché ora che scrivo lui. mi tocca scrivere così perché. Margherita. No, la vuole bianca. Bianca. Mozzarella. Non se la ricorda neanche. Che mangia la pizza, cioè li metti allora io vuoi funghi, vuoi quattro finestre, sì, due porte una quattro finestre al sale. Dai, fammi una pizza là, madonna. Sì, ma se te me lo devi dire come la vuoi, se la, no, poi c'è una cosa che non ti piace, mi tocca rifarla, hai capito? Vabbè, è una pizza, falla con una cosa che mi può piacere. Sì, con i lumachini. Buono, vai, lumachini e buono, sardoncini, dai, con la ghiaia. Sei bravo con Photoshop, eh? Io non ho visto. Cioè, questo sei te? No, quale sei? Quello è Valentino. Questo sei te? Sì, ho ripreso su Photoshop una foto e poi l'ho messa dappertutto. Ah, dappertutto. Sì. Ma mi pare che motocross. Enduro. Enduro?
Guardate ragazzi, 22 anni di MotoGP, anche a Hollywood è stato. 22 anni di MotoGP. Questa l'ha presa su Amazon. Sì, ma non dire il posto, perché noi non abbiamo voglia di lavorare, capito? Okay. È un posto segreto perché non c'ha voglia di lavorare. È vero? Dopo il divo, dopo c'è stato un video numero uno. Ora, siamo anche con un grande percussionista, è vero? Damat, sì. Damat, numero uno. Dove suoni? Faccio qui a Misano. Qui a Misano, andiamo a vedere. Suona proprio così, Madonna! Abbiamo Damat, ha portato le pentole e tutto. Non vengono più da cadere, lui farà il cabaret, perché ha detto che è cabarettista. Vai, fai il cabaret. Tirala! È amaro questa, mi sa. Dai, è amaro. Dai, tira su! Non si mette! Devi fare il cabaret, non si mette! Dai! Non cade il cazzo, eh! Dai, devi fare il cabaret! Non si mette! L'attore che si sta cambiando nel camerino. Vai, fa sto cabaret, là! Tira sul piede! Dai! Non si mette! Tira! Dai! Ma la devi aprire! La devi aprire! Io voglio! Attenzione, signore e signori! Posso taggare Mastrotta? Certo. Vai. Potrete credere, era una vita che non andavo in discoteca. Stasera non me ne frega un cazzo, cioè. Voglio andare a ballare, perché è giusto andare a ballare. Cioè, festa privata. Oh, era ora che riaprivano le mente, era ora che riaprivano le discoteche. C'eravamo stufati di stare chiusi e le discoteche erano chiuse. Oh, un applauso allora! Viva le discoteche! Discoteche! Evviva! Viva la gioventù! Viva le discoteche! Sulle mani, a tempo! Oh, che spettacolo! Grazie! Io penso che dovrebbe... Comunque, ecco ragazzi, solo un controllo. Poi la Carletto Life Car, che io voglio dire. Che gli vuoi dire? Comunque sono stati super gentili, veramente bravi. Scusa, sei stato al raduno? Sì, al raduno. Ma anch'io sarei andato a raduno. Suonando per terra, ragazzi, sul pavimento. No. Grande! Lo fa insieme il saggio, io so suonare il flauto. Perfetto. Io mo c'ho il saggio, intanto mi alleno. Perfetto. Poi ci andiamo insieme. Non vedo l'ora. Oh, io voglio fare il saggio. No, c'ho il saggio veramente. Che cazzo ridi? Sì, sì. A me. Dillo torno. Se non dovevi, grazie veramente, perché grazie mille. No, venitela a trovare, raga. Grazie. Grande, numero uno, grazie veramente. Non so perché ancora non ti hanno chiamato. Manco lo zecchino d'oro hai fatto. No, zero proprio. Io veramente. Cioè, delle volte per noi artisti, noi cantanti. Cioè, no, lui è percussionista, io cantante uguale, perché io sono cantante, giuro. No, se sono cantante, sono cantante, devono sapere tutti. Quindi non c'è giustizia. Azione. Di quando accendo la macchina, guardate. Bene, sì. Arzughe. Ragazzi. Questa arzuga. L'avete visti gli insulti sopra il tetto della mia macchina? Stronzo atomico. Testa di cazzo. Ed è qua incredibile. Terza volta che si guarda la partita, vero?
Sì. Ma perché la Mario mi ha detto che mi ha telefonato, mi ha detto tacchiamo io fra 10 minuti. Oh, di qui a mezzo 23 ancora. È passato 3 ore. Da aspettare che lo chiami. Comunque qua ancora riguardiamo, eh.